Eccoci qua, nuovo giorno, nuovo giro, nuovo vlog. Massi, saluta. Dove sei? Non ti Buongiorno. vedo. Oggi siamo in Chiel di Agordo. La giornata pare soleggiata, settimana di Ferragosto, quindi abbiamo deciso di fare un bel giretto esplorativo. L'idea è quella di partire qua dalle piscine di Agordo, salire fino in cima al Duran, arrivare fino al Carestiato. E poi scendiamo un po' a Umma Umma per dei troi che forse ci sono, forse no. Intanto noi saliamo. Arrivati in cima al passo Duran, com'è andata Massi? Bene, bello, facile, rilassante, fresco. Adesso abbiamo scelto non di salire per la strada forestale, diciamo, ma per salire proprio per il sentiero. E quindi accompagnate da queste belle mucche, spingiamo i nostri possenti mezzi a piedi fin su sulla strada e poi niente, poi pedaleremo, forse. Non abbiate, se siete saggi, la nostra malsana idea di fare spintage e portage. Comunque ultimi metri e là c'è il cartello della mulattiera. Allora, malsana idea di venire su un po' spintage, un po' portage e un po' pedalando. Abbiamo buttato fuori tante di quelle energie per arrivare fin qua, però il panorama dovrebbe ripagarci come sempre. Quindi finalmente siamo arrivati al Carestiato. Bravo Massi! Adesso Bella Liaz. dobbiamo scendere per di là. Ready to go? Addirittura aggressivo così? Quante ne tiri giù? E la Madonna! Ma si vede che dobbiamo andare in giù, eh? Andare avanti tu o vado io? Vai tu, dai. Ok. Potec! Allora, questo sentiero mi hanno detto che dovrebbe essere un po' tecnico. Difatti, abbastanza tecnico. Poi la pace perché adesso sono tutti su a mangiare. Mamma mia! Poi l'enduro e i giri in Dolomiti sono anche questo. Non solo arrivare su in cima e poi scendere, da fare anche un po' di traversi. Allora, morale della favola, abbiamo sbagliato tutto e siamo finiti in un sentiero poco ciclabile, però la mia bici è bellissima, là così in mezzo a tutto. Allora, recupero la bici e adesso a suono di bestemmie la portiamo giù. Esplorare anche questo, se no andavamo in bike park, se ci piacevano le cose comode e facili. O no, Massi? Se volevamo fare le cose facili andavamo in bike park. Però va che paesaggio! Panorama incredibile. Comunque ciclabile, non sarà ciclabile, ma a livello di paesaggio incredibile. C'è la camp. Perfetto. Andiamo al Vazzolaer noi diretti. Facciamo anche la ferrata. Ah sì, cosa ne pensi di questo giro che stiamo facendo tutto in sella, queste belle discese su terra morbida, su terreni confortevoli dove se sbagli a mettere un piede non ti succede assolutamente nulla. Ok, ho iniziato allora anch'io come Massi a fare un po' di portage, vediamo se è più comodo. Di sicuro se cadi non puoi mettere giù le mani, vero Massi? Passi ben mirati. Beh, dai, penso che la gente normalmente ha in difficoltà a camminarci normalmente qua. Allora Massi ha detto che si riesce a salire, però si è già fermato. Ma quel bello è che è tutto naturale, ci passano forse le persone, però non sai mai cosa c'è sotto, quindi belli cauti, è tutto bello tecnico qua. Oh, c'è della gente, che bello, dà un po' di fiducia. Ciao, è qua la spiaggetta, il chiosco? No? Sì, no, bella l'idea. Ah, boh, direzione Ciringhito, buon giro. Ai Massi, ordine il mojito. Oi, oi. Oh, hai visto Massi? 50 metri li abbiamo fatti, però dai. Nessun punto tecnico per fortuna. Quindi noi siamo in direzione, in realtà, non come detto inizio giro, ma dovremmo arrivare a Malga Framont. Non mi ascolta neanche più ormai. Adesso voglio vedere quanto va in su. Vediamo. Ah,
Acqua. Questa è la fontana. Acqua. Senti che benessere. Meglio? Paradiso. Guarda in che posto incredibile ti ho portato. Forse conviene andare giù un po' in free ride. Ramassi, come va? Motivato l'uomo. Allora, in teoria adesso dovremmo essere fuori dalle rogne. Beh dai, almeno, anche se è una mulattiera, è abbastanza scassata. Si sale, vecchio, si sale. Porca vacca, senti gli ultimi watt rimasti. Beh dai, avvincente. E qua dovremmo arrivare a Malga Framont. Yes. Oh Massi, mi ha sbagliato tutto. Che bello che però è qua Malga Framont. Discesina Massi, com'è stata? Un po' ripida? Guarda che bei freni viola. Giù per questa discesa, adesso giriamo dentro, andiamo per Binattega e andiamo a fare il sentiero che dovevamo fare originariamente. Come sono queste salitine? Devastanti. Accaboia. Senti che benessere Massi. Quei battiti a 185, il cuore in gola. Anche le ginocchia in gola. Anche le ginocchia. Siamo finalmente arrivati. Adesso possiamo scendere. Adesso non andiamo a sinistra, ma andiamo giù dritti noi. Un po' di breaking bumps. Allora, non si vede assolutamente nulla, spero voi dalla GoPro riusciate a vedere, perché vederlo live con sto buio è impossibile. Tra l'altro dovrebbe anche essere recentemente, a vedere, è stato pulito da Matteo e gli altri volontari qua di Agordo. Devo fargli veramente i complimenti, hanno fatto un lavoro sublime. Proprio bello. Ripido e ripido. Ripido e ripido, dice Massi. Passaggio. Passaggi al limite. Aia! Quello era il mio casco. Veramente un ottimo lavoro. Super bravi. Sono contento di essere riuscito a portarvi un po' di contenuto di discesa, perché come era partito questo giro non sembrava proprio. Ma si continua a dire che è ripido. Sì, diciamo che qua non puoi avere incertezze. Un po' di breaking bumps. E la salita! E qua sul ripido. Mamma mia. Ho trovato la scorciatoia involontariamente. Iniziamo a respirare i freni un po'. Beh, almeno questa parte un po', anche se esposta in piano, fa tirare un attimo il fiato. Un piccolo trasferimento in piano e poi giù di nuovo sul ripido. Massi ormai è gasatissimo, si è abituato al ripido. Poi con la Yeti. Diciamo che qua è da pregare di non trovare nessuno. Se no lo travolgi. Sei stanco? Che bello l'elicottero. Dai, 12:40. Praticamente la nostra discesa è finita. E adesso stiamo ritornando alla macchina sull'ultimo pezzo in asfalto. Rieccoci al punto di partenza, piscina di Agordo. Massi ha detto che è stanchissimo, finalmente sono riuscito a farlo stancare una volta. Concludendo, giro non per tutti. No. Non per tutti assolutamente, neanche per noi forse, se l'avessimo saputo prima, però
l'abbiamo fatto per voi, quindi ci sta. Soprattutto il portage. Bello il portage, con gli spagnoli che si facevano le foto, stupiti. Fatemi sapere con un like, un commento, se vi è piaciuto questo video, se avete già fatto giri simili, e niente, ci vediamo al prossimo vlog. It sound white, boy.